Ci troviamo al primo piano del Muse, piano dedicato alla sostenibilità. Il bisogno di combustibili alternativi ai fossili è una necessità impellente. La ricerca scientifica può quindi aiutarci a trovare delle nuove soluzioni a dei problemi che abbiamo creato. In questo contesto, la Fondazione Bruno Kessler e l'azienda Solid Power presentano nella Galleria della Sostenibilità la loro ricerca sull'idrogeno. E cosa facciamo? Facciamo celle combustibili ad ossidi solidi, quindi prodotti che sono usati per produrre energia a partire da idrogeno, da metano o da biogas, ma possono anche funzionare al contrario, quindi produrre idrogeno da energia. Il contesto di collaborazione parte inizialmente all'interno della piattaforma europea dell'idrogeno, dove FBK partecipa al gruppo della ricerca e Solid Power partecipa al gruppo dell'industria. I nostri prodotti e i processi di fabbricazione sono molto innovativi, hanno bisogno di un continuo coinvolgimento, diciamo, del team di ricerca e sviluppo e collaborazioni con partner. In Trentino, a livello provinciale, collaboriamo con la Fondazione Bruno Kessler, EndUMAC e non ultimo l'Università di Trento. Come FBK eravamo già attivi sul tema dell'accumulo di idrogeno, quindi come stoccare in maniera efficiente l'idrogeno per poter essere riutilizzato in un secondo momento. Questa soluzione è stata vista come interessante per le tecnologie in fase di sviluppo da parte di Solid Power e la collaborazione si è attivata nel combinare quella che era la tecnologia di Solid Power di produzione e uso dell'idrogeno con una tecnologia che lo potesse tener fermo quel tanto di tempo che permettesse poi l'utilizzo nel momento di interesse. Ecco, da poco più di 10 anni è attivo a livello europeo un programma articolato di sviluppo della ricerca e dell'innovazione sull'idrogeno. Adesso ci sono tante case automobilistiche che propongono modelli preserie nuovi che funzionano con l'idrogeno, quindi il problema è una questione di infrastrutture e di costo di fabbricazione. L'idrogeno è un combustibile che deve essere prodotto e oggi costa ancora troppo produrlo. Noi nel nostro piccolo abbiamo avviato un progetto di sviluppo con FBK e con Shell per sviluppare dei sistemi per la produzione di idrogeno per le stazioni di rifornimento del combustibile.